beat, beat, beat of the tom-tom. When the jungle shadows fall, like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall, like the drip, drip, drip of the raindrops. Il Dalilla, così veniva soprannominato Giuseppe Meazza, era forte di testa, veloce, entusiasmante nel dribbling. Mezzala intelligente della Nazionale e dell'Inter, vinse 3 volte la classifica dei cannonieri, rispettivamente con 31, 25 e 20 reti. Il 23 agosto del 1910, Peppino Meazza fu splendido protagonista della vittoria azzurra ai campionati mondiali del 1934 disputati in Italia. Meazza segnò 3 reti. Dopo il 7-1 contro gli Stati Uniti, l'Italia superò nel doppio confronto di Firenze e la Spagna con un gol decisivo di Giuseppe Meazza. La vittoria in semifinale contro l'Austria portò la firma di Guaita, ma la partecipazione nel gol fu anche dei suoi compagni. In the silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. In finale, la Cecoslovacchia venne superata ai supplementari con gol di Ursi, che aveva pareggiato l'iniziale vantaggio di Puk e con la rete decisiva di Schiavio. L'Italia fu campione del mondo con la formazione composta da Combi, Monzeglio, Alemandi, Ferrari Squarto, Monti, Bertolini, Guaita, Meazza, Schiavio, Ferrari, Orsi. Commissario unico della nazionale italiana, il leggendario Vittorio Pozzo. Meazza fu splendido trascinatore di quei giocatori che diventeranno i leoni di Highbury per avere affrontato a viso aperto gli inglesi maestri di football e sfiorato un clamoroso risultato a Londra il 14 novembre 1934. Dopo aver subito 3 gol e rimasti in 10 uomini, gli azzurri, con 2 gol di Meazza, si portarono sul 3-2 e più volte rischiarono di pareggiare. Meazza fu poi capitano della nazionale che nel 1938 a Parigi si tolse la soddisfazione di un bis consecutivo che solo il Brasile riuscirà a ripetere nella storia dei mondiali. Era ancora Pozzo a guidare quella mitica nazionale. Meazza in tutto realizzò 33 gol in maglia azzurra, secondo cannoniere di tutti i tempi, dietro a Gigi Riva, leader con 35 reti. Nello stesso periodo, un altro cannoniere contribuì ai successi azzurri. Silvio Piola esordì il 24 marzo 1935 al Prater di Vienna, fino ad allora inviolato, e segnò i 2 gol vincenti dell'Italia. Era il tempo che del famoso Wunder Team di Hugo Meis, una squadra che andava per la maggiore, che spopolava in Europa, e anche non in Roma di meno, in quanto si veniva da un campionato vittorioso mondiale svolto a Roma. In quella partita si può dire che ci hanno aggrediti, ci hanno assediati nella nostra area, ma non per tattiche prestabilite siamo ritirati, perché proprio ci schiacciavano e si operava anche prima. Col contropiede, di fatti, io centravanti ero a metà campo, marcato dai 2 terzini che giocavano metodisti nella zona centrale, che era Sesta Smaus. Un'azione questa volta in linea con Ferrari, un'altra palla di Ferrari, di sinistro, lo prendo bene, primo gol dell'Italia. Il secondo è stata un'azione personale, sempre di contropiede, a metà campo, un'altra palla lunga, vado via, Sesta questa volta dietro che cercava di riprendermi, ma
Non mi ha preso, sono arrivato in alto e mi è uscito il portiere, l'ho scartato e ho fatto il secondo gol. Vittorio Pozzo portò al trionfo anche la squadra olimpica di calcio che conquistò la medaglia d'oro ai giochi di Berlino del 1936. 2-1 sull'Austria in finale, con doppietta di Frossi, intervallata dal momentaneo pareggio di Kainberger. Favorita, l'Italia non smentì il suo ruolo ai campionati del mondo del 1938 in Francia. Nella prima partita, però, la squadra italiana superò la Norvegia solo ai supplementari grazie al gol di Silvio Piola. Contro la Francia a Parigi fu un secco 3-1 con doppietta di Piola e gol di Colaussi. Attacco si schierava un trio formidabile, composto da Meazza, Piola e Ferrari. Nella finale del 19 giugno 1938, gli azzurri si imposero per 4-2 con doppiette di Colaussi e ancora di Silvio Piola. Piola detiene il primato delle reti segnate in Serie A, ben 290, ma nella sua carriera ha segnato oltre 400 gol. È stato due volte capocannoniere nel campionato 1936-37 con 21 gol e nel 1942-43 sempre con 21 gol e ancora con la maglia della Lazio che lo aveva acquistato dalla Pro Vercelli per 250.000 lire con un ingaggio di 5.000 lire al mese. Piola giocò anche nella Juventus. Meazza e Piola furono autentici fuoriclasse e secondo molti sono ancora oggi i migliori calciatori italiani di tutti i tempi.